Sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, la città di Napoli è la prima in Italia ad aver istituito una giornata di riflessione sul tema e per il sesto anno consecutivo dedica il 5 marzo alla tutela di tutti i lavoratori. Il numero dei mortali dal 2010 al 2012 è sceso di 20 unità, da 72 a 52, ogni anno 10 in meno. Ecco, se noi continuassimo con questa linea, fra 5 anni ci avremmo infortuni mortali zero. Ormai anche a livello nazionale gli infortuni sul lavoro, mortali, soprattutto a quelli mi riferisco agli infortuni gravi, sono ormai quelli nel mondo del lavoro di gran numero inferiore rispetto a quelli che invece avvengono sulla strada e a casa. Fortemente voluto dall'Osservatorio Comunale Napoli Città Sicura, l'evento coinvolge in primo luogo le scuole per diffondere tra i più giovani la cultura della sicurezza e del rispetto del lavoro. Molto spesso gli infortuni sul lavoro non sono effettivamente dichiarati. È grosso il fenomeno del lavoro nero che noi cerchiamo di far emergere, ma intanto tanti infortuni sul lavoro vengono dichiarati invece come normali infortuni della vita civile. Quindi c'è tanto da fare, ma prima ancora del discorso degli infortuni bisogna pensare a far emergere queste sacche di lavoro nero, sia per i lavoratori ovviamente italiani, napoletani, ma anche per i lavoratori stranieri. Presenti nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, gli studenti che hanno partecipato alla campagna di sensibilizzazione Io voglio vivere sicuro, ai quali è andato il riconoscimento del sindaco De Magistris. Ancora oggi io ricevo le associazioni di Bagnoli dei familiari delle vittime dell'amianto. Ecco quanto è importante coniugare diritto al lavoro e diritto alla salute. Il nostro è un paese in cui la gente è talmente disperata per il lavoro che è disposta a lavorare pur rimettendoci la salute. Pensate un po' che grande paese democratico che siamo, dove l'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Un lavoro che non è diritto, che certe volte quando lo hai però in cambio devi dare la tua salute. Mi auguro che nel Job Act del Presidente del Consiglio si contemperi non solo una grande campagna per il lavoro nel nostro paese, ma anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro. C'è troppa gente che muore lavorando e questo non è da paese democratico.